trasparente in modo da rendere visibile il contenuto e quindi poter effettuare anche i controlli. Il documento è stato firmato lo scorso 5 agosto, che però sta creando qualche difficoltà ai cittadini. La nostra inviata Rossella Santilli ha seguito a partire da questa mattina il nucleo ambiente e decoro nei controlli. Vediamo. Sacchi neri, sacchi gialli, vecchie buste, sacchi multicolore. Attenti cittadini romani, un'ordinanza della sindaca Raggi, firmata il 5 agosto scorso, obbliga l'utilizzo di sacchi trasparenti, anche se colorati, per conferire i rifiuti. Ce lo spiega un agente del nucleo ambiente decoro che, insieme ad altri 20 colleghi in borghese, pattuglia in lungo e largo le strade della capitale per controllare e, nel caso, multare tutti i trasgressori della differenziata. Ecco perché non vi mostriamo il suo volto. Che tipo di rifiuto va in questo sacchetto? Allora, il rifiuto deve essere o quello indifferenziato o la plastica e il metallo, non l'umido, non la carta. Dà la possibilità a noi operatori, senza dover metterci a frugare con guanti e quant'altro, la visione reale del prodotto. Lei lo sa che adesso l'immondizia va messa nei sacchetti trasparenti, anche se colorati? Oddio, sinceramente questo mi è nuovo. Ma questo dei sacchetti trasparenti non è l'unico punto dell'ordinanza. È guerra ai pendolari dell'immondizia che non osservano la raccolta differenziata. Anche su questo sono impegnati gli agenti del NANT. Siamo sulla cassa direzione Centro Roma ed è qui che questa mattina è in atto una delle azioni di controllo da parte dei nuclei ambiente e decoro. Il controllo praticamente di tutto quello che viene conferito e le multe, le prime multe stanno già scattando perché bisogna saper conferire, quindi questa è la lotta ai furbetti del sacchetto. Come questo signore, ignaro delle telecamere di sorveglianza, arriva, scarica dal portabagagli un sacco blu, ma non sfugge al controllo della gente. Scatta la multa e l'uomo deve riprendersi il suo sacco. Questa signora invece... È la prima volta, guardi, glielo giuro su mio... Ma lei abita da queste parti? Abito a Cesano, io a casa la faccio a Cesano, la differenziata. Non è che ho messo chissà cose così, vabbè. Hanno beccato me. Ancora